Buongiorno e bentrovati al salottissimo acquatico di Swim Biz. E oggi abbiamo una provenienza dal Golden Gala. Oksana Corso, buongiorno, bentrovata. Buongiorno, bentrovati. Senti, ma cosa ci fai tu qua in mezzo agli acquatici, tuoi colleghi? Mi diverto e mi voglio divertire insieme al nuoto, perché a Londra non ho visto nessuna gara, quindi oggi sono qua come spettatrice. Allora, a Londra questa signorina ha vinto due medaglie d'oro. Stavo dicendo d'oro perché sei bellissima, ti stavo guardando negli occhi e sono rimasto flashato, come si dice, due argenti. È primatista del mondo sui quattro e mi diceva poc'anzi che insomma non lo hanno sbandierato a tutto campo, ma al Golden Gala hai fatto anche un record europeo. Sì, è vero, ho fatto una prestazione che comunque era ottima e anche se non ho corso tecnicamente bene sono soddisfatta perché stavo al Golden Gala. Appunto, che Golden Gala, eh? Bolt è andato un po'... Che ha fatto Bolt? Si è dato troppo a Madrigiana, no? Sì, si è fatto un po' battere da Kathleen all'ultimo passo, però vabbè. Vabbè, magari lo vedremo dopo. Senti, cambio di capello ho visto. Che vuol dire? Che vuol dire? Cambio di capello perché ogni tanto sono sbarazzina e mi piace tanto cambiare il look. Anche perché ti ho visto ultimamente con col biondo platino, fantastico. C'ho avuto anche i capelli viola e di altri colori, quindi non è il primo. Senti, campionati italiani di società paralimpici, mi hai detto prima una cosa, che probabilmente tu ti darai anche al nuoto, superati i 30, è la verità, è la verità. Mai nella vita. No, per passare nella storia lei vorrebbe prendere magari una medaglia d'oro nel nuoto, no? Che obiettivo sarebbe interessante? Sarebbe meglio prendere a Rio con l'atletica, poi se viene... Appunto, ma a Rio la fai ancora l'atletica? Sì, sì, ovvio, pure Tokyo e chissà quant'altro. Ammazza, cioè proprio previsioni proprio a lunghissimo termine per prendere la medaglia d'oro. Certo, ovviamente. Tu sei una combattente vera. Quanto ti alleni al giorno? 3 ore al giorno, messo a poco, per 5 giorni a settimana. Un bel impegno... E senti il nuoto? Cioè ogni tanto nuoti, fai come dire attività natatoria per scioglierti. Com'è questa passione per l'acqua? Sono un po' di anni che non nuoto più, però spero di ricominciare presto. Con la scuola ho avuto un po' di impegni, quindi vediamo se quest'estate riesco a darmi un po'. Noi ci abbronziamo un po' perché voglio dire, anche io sono biancuccio e in questa Roma che oggi qui siamo al coperto. Io dico purtroppo perché peccato. Insomma altrimenti avremmo avuto occasione. Senti, la stessa proposta la faremo a Alex Zanardi, tutti in acqua. Tutti in acqua. Sei d'accordo? Sì, sì. Alla prossima con Swim Biz e ciao. Ciao.